Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto ed educatore finanziario AIEF. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Parliamo come sempre di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possano aver impattato gli investimenti e la nostra vita sociale. Come sempre ne parliamo in maniera molto distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo subito. Fra le notizie più importanti della settimana, la prima è che il Bitcoin è sceso al di sotto dei $20,000 nel trading di sabato mattina presto, poiché il continuo mercato ribassista delle criptovalute ha portato diverse criptovalute a superare dei livelli tecnici chiave. Bitcoin questa mattina veniva scambiato appena al di sotto di $19,200, il 9% in meno rispetto al prezzo di 24 ore prima. Ethereum è stato scambiato appena sopra i $1,000, in calo anch'esso del 9% rispetto al giorno prima. Anche Cardano, Solana e BNB sono scesi dall'8 al 10%, continuando quella che è stata una settimana ed un trimestre da incubo per il settore delle criptovalute. Le stablecoin chiave, in particolare Tether, non si erano mosse in modo evidente all'inizio del trading di sabato, con molta attenzione sul fatto che potesse mantenere il suo valore e quanto sarebbe ampio l'impatto se non lo facesse. Tether ha visto il suo valore aggregato scendere al di sotto dei $70 miliardi questa settimana. Bitcoin ha avuto il suo colpo più grande intorno alle 2.45 dell'Eastern Time, scendendo di oltre il 4% nell'arco di 15 minuti, è sceso di oltre $10,000 o oltre il 35% dallo scorso fine settimana, dopo una serie di implosioni nel settore delle criptovalute, dalla chiusura ad esempio dei prelievi di Celsius e Binance, che ha sospeso temporaneamente i prelievi, e più recentemente Bubble Finance, che ha chiuso completamente i prelievi. La seconda notizia riguarda Google e la sua filiale russa, Alphabet.Russia, che ha presentato una dichiarazione di fallimento, almeno ha riferito Interfax venerdì, citando dei documenti finanziari online. La controllata ha annunciato l'intenzione di dichiarare bancarotta a maggio, dopo che le autorità hanno sequestrato il suo conto bancario, rendendo praticamente impossibile pagare sia il personale che i fornitori. Il sequestro del conto bancario di Google Russia da parte delle autorità russe ha reso insostenibile il funzionamento del nostro ufficio di Russia. Pertanto Google Russia ha dichiarato bancarotta, ha affermato il portavoce della società. Google, il suo servizio di hosting video YouTube, con il quale io cerco di camparci un po', sarebbe sotto pressione, rimangono per ora comunque disponibili entrambi. Mosca si oppone in particolare al trattamento riservato da parte di YouTube ai media russi che ha bloccato. La terza notizia, e non manca mai ogni settimana, è su Elon Musk, che è stato citato in giudizio per $258 miliardi giovedì da un investitore che investiva in Dogecoin e che lo ha accusato di gestire uno schema piramidale per supportare la criptovaluta. In una denuncia presentata alla Corte federale del Manhattan, il querelante Keith Johnson ha accusato Musk, la società di auto elettriche Tesla Inc. e la società di turismo spaziale SpaceX di racket e di aver propagandato Dogecoin e averne aumentato il prezzo solo per poi farlo crollare. Gli imputati erano consapevoli dal 2019 che Dogecoin non aveva alcun valore, ma hanno promosso Dogecoin per il profitto del suo trading, si legge nella denuncia. Musk ha usato il suo piedistallo come l'uomo più ricco del mondo per gestire e manipolare lo schema della piramide Dogecoin a scopo di lucro, visibilità e di divertimento. La denuncia aggrega anche i commenti di Warren Buffett, Bill Gates e di altri che mettono in dubbio il valore della criptovaluta. Sia Tesla che SpaceX che l'avvocato di Elon Musk non hanno comunque risposto immediatamente alle richieste di un commento a questa notizia. Un avvocato di Johnson non ha risposto immediatamente alle richieste di commento su quali prove specifiche si aspettano comunque di avere dal proprio cliente che dimostrano appunto che Dogecoin non ha valore e che gli imputati hanno gestito uno schema piramidale. Andiamo a parlare di numeri che anche questa settimana prendono delle belle batoste, peggiori della settimana precedente, con prestazioni che ormai si può dire sono entrate in un vero e proprio bear market. Il peggiore è il Russell 2000, che chiude la settimana con un tremendo meno 7,48%, seguito dallo Standard & Poor's 500, che lascia sul terreno un 5,79%. A chiudere Nasdaq e Dow Jones con prestazioni praticamente uguali, con un meno 4,78%. Per quanto riguarda invece gli indici mondiali, il peggiore in assoluto è l'AEX di Amsterdam, che chiude con un meno 6,78%, seguito dal Nikkei 225 giapponese,
che chiude con un meno 6,69% e infine dall'indice Standard & Poor's TSX canadese con un meno 6,63%. I migliori della settimana sono nuovamente gli indici russi, con un più 3,67% per l'RST e un più 3% per il MOEX. Anche qui, come la scorsa settimana, il binomio Russia-Cina sembra funzionare perché tutti i mercati cinesi sono in positivo in una forchetta che va dal 2 allo 0,5% di positivo. Per quanto riguarda il nostro benamato FTSE MIB, anche questa settimana è una bruttissima prestazione, chiude perdendo il 3,36%. Per quanto riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche questa settimana sono tutti negativi tranne uno, ma il guadagno praticamente si può definire vicino alla parità. Infatti l'unico settore in verde è quello della logistica che guadagna un misero 0,2%. Ma sempre tra i meno peggio abbiamo il tabacco con un meno 0,8% e le biotecnologie con un altrettanto meno 0,8%. Le peggiori performance invece si trovano nei servizi energetici che questa settimana perdono il 19,1%, seguito da Oil & Gas con un meno 6,9% e dalla silvicoltura che perde un 3,9%. Passiamo al tanto martellato mondo cripto che, come accennato nella notizia iniziale, stanno sempre più nell'oblio. Questa settimana danno delle performance altamente negative con tutti i maggiori indici mondiali. In generale il Total Crypto Index Stock Market, inclusivo di Bitcoin, perde il 30% abbondante alla data di oggi, 18 giugno 2022, giorno in cui sto registrando questo video. Ethereum sempre ad oggi perde il 37,72%, mentre il Bitcoin si attesta attorno al meno 34,29%. Fra le altre grandi, tutte hanno perdite fra il meno 20 e il meno 40%. Un'ecatombe per l'ecosistema delle criptovalute, trainato anche, come si diceva prima, dal fatto che molto probabilmente molti exchange, fra cui Celsius, ha bloccato i prelievi, per cui si vede uno scricchiolio di tutto il sistema. Bene, eccoci arrivati anche alla fine del mio aggiornamento dei mercati per la scorsa settimana. Dove ci porterà il futuro i mercati e i rendimenti? Con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo di capire cosa vogliono dirci i mercati oggi nel presente e dove lo vogliono portarci domani nel futuro. Spero che questo contenuto sia sempre apprezzato e di gradimento. Se così fosse, per favore lascia un commento, un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun video successivo. Come sempre, buonanotte ai mercati, torna lunedì prossimo e invece noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!